Ciao! Che cazzo è, porca puttana! Chiama anche tu l'800-123 stella 123 stella e aiutaci a salvare bambini come lui. Dio santo, Madonna! Ok, iniziamo malissimo, incominciamo. Ciao! Ma porca trota! Vabbè, il video finisce qua. Ciao belli di casa, sono Matte e benvenuti in un nuovissimo video reaction. Ragazzi, siamo tornati sul, anzi, siamo sul terzo episodio di Marble Hornets. Della reaction a Marble Hornets, di continuare questa bellissima reazione e vedremo un po' i prossimi personaggi, che cosa succederà, o meglio, che cosa accadrà. Scusate le notifiche. Intanto, ragazzi miei, direi di incominciare immediatamente. Ma prima di iniziare, che voce sto facendo? Neanche quella dei robot. Cioè, per cambiare. Ed oggi continueremo con la nostra bellissima reaction. Infatti, nell'ultimo episodio eravamo rimasti che Jay aveva fatto l'intervista a Tim e aveva scoperto che evidentemente era il team in cui parlava Alex, cioè il team che noi che Alex ha assunto per fare ovviamente l'attore. Però, come vedevate nelle scorse entry, Alex si comportava in maniera strana, cioè era sempre arrabbiato, se sbagliava qualcosa li trattava male, che loro non c'entravano niente, poverini. Quindi, proprio quindi, armato della mia Powerade, neanche fosse un martello d'oro. Martello d'oro. Ovviamente, prima di iniziare, iscrivetevi al canale, lasciate la campanella, lasciate like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate la campanella per ricevere tutte le notifiche del mio canale. E in descrizione troverete la playlist di tutti gli episodi, cioè due, però comunque degli episodi di Marble Hornets. Quindi continuiamo immediatamente. Tra l'altro dovevamo iniziare da una entry di To The Ark, di nome, dal titolo Protettore. Sappiamo che To The Ark è un pochettino di intrighi, e quindi direi di iniziare subitissimo. TikTok, perché l'ho visto al contrario, tra l'altro basso un pochettino il volume perché tra interferenze mi esploderanno le orecchie. Questo è Brian, se non vado errato, perché Brian era all'interno, se vi ricordate, Brian era all'interno della macchina e lo stava filmando proprio Alex. Credo. Quest'entry? Cosa significa quest'entry, scusate? Cioè, non ho. Allora, già si vede nello schermo che evidentemente è Brian, quello che è ritratto. Però perché? Cioè, perché questa cosa? Chi è To The Ark, raga? Può essere che sia maschi? Può essere. Può essere che sia uno dei tanti. Può essere Proxy, raga, perché vi ricordate, raga, che io ho fatto una creepypasta su maschi nudi nel Creepy Cinema, se voi andate a vedere il Creepy Cinema, tanto è aperto, tanto anche se non ci sono io. E tanto, raga, voi andate, tra l'altro mi sa che devo fare su Minecraft, che dovrò andare a fare che se ricomincerò la vanilla, se non perderò i mondi, dovrò fare una vanilla molto basic. La Matte City, dove ricostruirò tutte le strutture che c'erano, tipo il Creepy Cinema, il teatro dei gialli di Matte, ma soprattutto costruirò anche una struttura per le reaction. Quindi andate avanti e abbiate pazienza, però è un piccolo spoiler che vi faccio. Allora, che non c'entra niente poi con questo, ma andiamo avanti. Quindi, prossima entità, tra l'altro eravamo rimasti alla 16. Ho ricevuto una soffiata anonima su dove potrebbe trovarsi Brian. Ok, quindi quello di prima era Brian. Quindi questo è Jay che parla. Cioè, che filma. Tra l'altro, dove sta andando? Perché è davanti a una casa. È una casa. Di chi è questa casa? Di chi è questa casa?
casa o sono usciti. Ok, perlomeno riuscito ad entrare. Alex. Alex. Brian. Ma che Brian? Cioè, ma hai sentito qualcuno lì dentro? Non hai sentito niente, credo. C'è un casino di roba per terra. Ma stai a toccare robe a mani nude? Ma te sei fuori di testa, ma mettiti dei guanti. È dentro una... Allora, non so se è casa di Alex o casa di Brian, però ragazzi, ha un aspetto veramente inquietante. Cosa sono? Tubature, ok, niente di anormale, a parte tipo che è mezza rovinata. Tua sorella, sono cagato sotto, porca di quella puttana. Raga, mi son preso un colpo, raga. Cioè, c'è stato... Non so che c'è stato. Cioè, c'è stato un colpo. Jay che tossisce. Jay, io ti consiglio una pastiglia, il Minchioril è perfetto. Parola, le prescrivo 3 pastiglie di Minchioril alla mattina. Per poco, questo. Oh, che? Che? Te l'ho detto, frate, te l'ho detto, il Minchioril. Ma perché tu? Ma perché? Non sta bene. Alzati, Jay. Jay. A sta tosse, raga, pote... No, no, raga, ho capito. Allora, sicuramente se sentite parlare di Slenderman, sapete la Slender Sickness. Allora, la Slender Sickness, per chi non lo sa, è una malattia prodotta dallo Slenderman che praticamente ti fa avere forte tosse, allucinazioni, e uno dei sintomi, infatti, di questa Slender Sickness è... ti fa avere molta tosse, ma ti fa proprio, cioè, infatti Jay è proprio sotto effetto di questa cosa. Cioè, raga, una tosse molto potente, Non so voi, cioè, credo sia difficile per lui. Cioè, non vorrei essere lui in questo momento, perché anche credo che sia terrorizzato. Non c'è qualcosa di dietro, io mi incazzo. Cioè, sei andato lì in una casa e stavi a morire, lì dentro non ci hai trovato minimamente niente, credo. Sembrerebbe che non ci sia niente. Cioè, tu sei andato lì a rischiare pure la morte. Per quando tocca tutto con le mani, mai con i guanti. Quando andate dei posti del genere, ragazzi, delle case abbandonate, mettetevi dei guanti, perché non si sa che cosa toccate. Cioè, mi pare più che logico. Che cosa cacchiarola è? È chiuso. Ma vattene, ma hai già preso è sangue. Questa è casa di Alex, secondo me. È la Madonna, ma posso
Frate, ma la tocchi anche, ma sei matto? Ma che cazzo? Cioè, questo tocca il sangue a mani nude. Ma sei scemo? Delle pastiglie. Sembrano delle pillole, pastiglie o dei medicinali, non so che caspita sia. Perché Alex prendeva dei farmaci? Pagine. L'abbiamo visto nelle entry precedenti che tipo era in... Che caspita è? Non ho capito cos'era, raga. Era un qualcosa che aveva preso. Vattene, bravo. Bravo, hai capito bene, vattene. Corri come non hai mai corso in vita tua. Dimentica ciò che vedo. Poi perché? Cioè, è totalmente impazzito, raga. Non Jay. Jay è pazzo perché è andato lì. Ma Alex. La casa sembrava abbandonata, abbandonata, anche se ho sentito strani rumori. Me ne sono andato con due disegni di Alex, delle specie di pillole e il bossolo di un proiettile. Che cazzo ci faceva lì un bossolo di un proiettile? Probabilmente ci tornerò. Cioè, ti puzza veramente la chiappa a destra, pure il buco del culo. Cioè, tu lì dentro ci stavi anche per... Cioè, per lasciare le penne e tu cosa fai? Ritorni. Cioè, ti puzza veramente il pelo della ascella destra. Vabbè, facciamo to the arc addizione. Madonna. Allora, la voce di sottofondo sembra che dice Lucia. Sembra che dice è Lucia, cioè l'ho perso, l'ho perso. Boh. Ma tra l'altro quello è Jay. Quello è Jay per terra. Porca miseria, c'è qualcuno che lo spiava da dietro. Ci vediamo. No, raga, è qualcuno che si sta minacciando. C'è qualcuno che si sta minacciando e spiando. Porca miseria. Vabbè, passiamo all'entry successiva. Entry number 17, cioè 17. Ho trovato un altro filmato in cui aiuto Alex poco prima di iniziare la produzione. Ok, vediamo un po'. Ok, questo però non è Alex, è Tim. Sì, è Tim. Story. Jay, if you want to just stand where Brian's going to be and read his lines for me. Yeah, I got the script here. Ok. I'm out of the frame. Yeah, you're good. You know where we're starting, Tim? Why do you come back? Yes. All right. And Tra l'altro ha degli occhi, let's cioè, non so start perché si everywhere. sta. Sembra che si sia appena alzato, Tim. Cioè, Ready? non so, solo vedete anche voi. So why'd you come back? I had to. Was it because of Sarah? I thought I'd be able to leave her behind along with the rest of this town, but I just can't seem to get her out of my head. I thought you said you were over her. I thought so too. That's far Something enough. there, something Yeah, there. let's not do too much. Who wrote that dialogue with you, Alex? That was just me. Oh, okay. I do all the script for this. You know where Brian is? I think He'll you be said he back was soon. just running down to the store for some snacks or something. He should be back in a minute. Okay. Ah. Can I get some water or something? Yeah, is this one yours? Yeah. Okay, thanks. No problem. Why are you wearing a jacket? It's pretty cold in here. Comfortable. I feel like you got the AC cranked up or something. Off the camera off. Well, we're gonna go through it a couple more times anyway, Vabbè, but. fino a qui sembra che... Scusate un attimo, raga. Ma che cazzo? Raga, lo vedete? C'è qualcuno... Porca puttana... No, raga, adesso... C'è lo Slenderman lì dietro. Ma c'era anche prima. Cioè, raga... guardalo! È lui, raga. È lui. Qua è il... Allora, qui... Non so come indicarvelo. Qua è il cosino... Cioè, lo smoking. Lì c'ha la pelle bianca. Non so se vedete. Poi la cravatta... Cioè, raga, è lui. Quindi, li spia... Spione di uno spione. Porca puttana. Alessa.
Ora facciamo To The Ark e l'Entry 18, dopo direi di concludere qua perché sono esce un video di tot minuti. Allora, To The Ark, segnale. Aspetta soltanto che rimaniamo da soli noi due e ti dirò qualcosa. Qualcosa di freddo, qualcosa di assonnato. Cioè, già che io sono in stanza da solo, con una lucina mi stanno al buio, mi stanno venendo i brividi. Qualcosa di osceno. Un pezzo della lunga e luminosa curva dello spazio. Scacciali, rifiutati di parlare. Lasciali, vai di sopra della tua stanza. Porca di una miseria. Io ti aspetterò. Circonderò il tuo. Oh. Sto cagando sotto. Chiudi le finestre. Che nessuno torna indietro. Trovami, c'era scritto trovami, raga. Ok, mi sono praticamente cagato. Ok, sono. Ok, ok, niente. Passiamo all'ente 18. Entry number 18. Sono tornato nella casa. Ecco, vedi che ti puzza il buco del culo. Ciao a tutti, cari followers. Cioè. Vabbè, voi andate per forza alla casa. Che cos'è, come minimo? C'è questo qua mi ricorda Parker e Chester, vi giuro. Parker e Chester 2.0. Tra l'altro, oltre a Parker e Chester, torneranno, ragazzi, torneranno i video reaction a Parker e Chesterfield. È ancora in quel. Cioè, per dirti, tipo. Cioè, Jay, ti puzza veramente la. Ehi là. Come per dire che risponde qualcuno. C'è là? Cioè, Jay, è come per dire che ti risponde qualcuno, secondo te? Cioè, raga, la casa è deserta praticamente. Ok, non c'è niente qua dentro. Praticamente nulla. Ok, questo è veramente strano. È una bambolina dello Slenderman. Tua sorella dipinta di azzurro e che canta. E che canta il lato A e il lato B. Cioè, quello è è maschi. No, raga, sì, è maschi. Ma che. Cosa ci fa? No, raga, questa è la prima apparizione di maschi. Cioè, questa è la primissima apparizione di maschi, raga. Alex, ma che. Ma ti avvicini anche, ma sei scemo? Guarda, il nome era scappato! Mi sa che si stanno menando. Ma a parte che Jay è grosso così. È grosso quanto un mignolo. Magari mena, però è agile. Che oh! Che sta fa. Ma sta avendo delle. Sembra che sta avendo co convulsioni, raga, ve lo giuro. Ok. Raga, è lui. Lui. Oh, che oh! Oh, che madonna! Alzati, Jay. Vattene da lì, vattene. Finalmente l'ha capito. Dopo aver apparentemente filmato la registrazione, non ricordo nient'altro. Non ricordi della persona che ti è venuta incontro? Mi sono svegliato qui il mattino seguente con la mia macchina fuori strada.
Anche il coltello che avevo portato era scomparso. Pure. All'inizio ho creduto di aver avuto un'allucinazione, ma poi ho visto che la videocamera ha registrato chiunque sia stato ad attaccarmi. Raga, è maschi. Raga, è maschi. Cioè, è venuto incontro, gli ha attaccati. È lui, raga. È lui. Cioè. La stessa distorsione audio che ho sentito dalla cassetta di Alex è anche presente alla fine delle mie riprese. Sta succedendo qualcosa di pericoloso e ho cercato a pentirmi di essermici intromesso. Cioè, pure tu. Cioè, tu filmi. Maschi che ti sta venendo. Vabbè. Ragazzi, direi che questo video si può concludere qua. Questo terzo episodio di Marble Hornets si conclude qui. Direi, ragazzi, che stiamo andando avanti e scoprendo nuove cose. Niente, raga, io lo lascio qui. Questo è stato letteralmente la prima volta che ho visto maschi, cioè in un video normale. Niente, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Io lascio qua, in descrizione trovate la playlist e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, ragazzi.